Bene ragazzi, siamo qua tornati in un nuovo video. Oggi ragazzi siamo qua tornati su i sorteggi del calendario della Serie A 2019-2020. Oggi andremo a vedere il Napoli chi prenderà come prima giornata, per le prime 5 giornate di Serie A. Niente ragazzi, come sempre dobbiamo essere positivi, dai, anche se il Napoli ancora il mercato non è finito, finisce il 2 settembre, però ragazzi noi ci crediamo anche quest'anno. Anche se la Juve quest'anno sta andando un po' male, perché Sarri sta prendendo schifo, vedete, pare che avevo parecchie partite. Quindi ragazzi, adesso seguitemi comunque tutti quanti su Instagram, AlexCosta14, e seguitemi tutti quanti su YouTube, iscrivetevi tutti al canale, arriviamo a 300 iscritti. Ragazzi, ho 300 iscritti, che faremo un bello speciale. Quindi ragazzi, comunque, io dico la mia, dico tre squadre che prende in Napoli. Ragazzi, secondo me o prende la Sampdoria oppure la Fiorentina, oppure il Brescia, dai, tutto così, una squadra anche di nuovo tornare in Serie A. Niente ragazzi, speriamo che Napoli acchiappa buono, non acchiappa sulle le prime tre giornate difficili, tipo, almeno le prime tre giornate facile e poi più o meno può prendere una basta che va bene. Niente ragazzi, comunque lasciate un mi piace e niente ragazzi, vediamo come va si sorteggi, dai, non manca pochissimo, manca meno di un minuto. Perciò ragazzi, andiamo con i sorteggi. Dai, 3, 2, 1, vai ragazzi, ci dai. Buon divertimento. Raga, vediamo un po', dai. 100% come della Serie A, raga. Subito Cagliari Brescia, ragazzi. Vediamo un po', dai. È subito una partita che sarà speciale. Partita, Voglio essere il Napoli, però. Napoli è Juve. Meglio che avevo detto, il Napoli prendeva la Fiorentina. Ho detto Fiorentina, Brescia o Sampdoria. Per una Bologna. Mamma mia. Parma è più male che lui, ma sta giù per una facile, no? Seconda giornata, raga, vediamo un po'. La seconda giornata. Napoli. Ma no, così come la prima, leggiamola insieme. Atalanta Torino. Giù è Napoli, dai, ma che è possibile? No, io non ci credo, già giù è Napoli. Terza giornata, gli abbiamo preso Napoli Sampdoria, vi ho detto la Sampdoria la prendevamo, perde con noi e poi ci fa la Juve. Bella. Ah, Juve da chiappare un po'. Guarda che volte quante. Siamo al secondo posto, però partiamo subito con i flop, raga. La parla di mezzo sta per la mia, ma tutto il calendario veloce. Mamma mia, terzo di mio, vero. Importante per il cliente che sta avanti, così vediamo anche la prossima giornata. Napoli-Cagliari ragazzi, la quinta, e Napoli-Brescia la sesta, subito in veloce, e Juve-Spalla la sesta, a Borregani, Napoli-Brescia alla sesta normale, dai. Modo di casa, ma è questo. Poi la settima, trasferta con il Torino, la Juve che prese l'Inter, vai, la fa comunque. Da chi ha visto, da chi ha fatto, è più difficile, da chi ha fatto. Va, va, lottava, va, se io non lottava, vai. La settima giornata, lì avremo, come dire, un'idea sicuramente più. Raga, comunque, dalla quinta e poi stiamo andando bene, dai. Non ci possiamo lamentare. Cagliari e Brescia, due squadre, la quinta è Brescia, la sesta è Brescia e la settima il Cagliari, sesta è Cagliari e la settima è Brescia. Abbiamo detto c'è l'apertura del presidente della Lega Bicicchiera. Ricordo di la verità, il Napoli sta andando. Comunque, ottava giornata, ragazzi, Napoli Verona.
Juve Bologna, ah, Napoli Verona, a Juve, siamo qua tranquilli, dai, Napoli Verona tranquillo, Milan Lecce, la nona, e sono un po' più veloce, Spal Napoli, ah, io che palla Juve, Lecce, ma ora Juve si è chiappato qua, Roma Napoli comunque undicesima giornata, giornata ragazzi, Napoli Genoa e Juve Milan, Lazio Lecce, Juve Milan, Juve Milan ci sta, che buona, dai, che poi Juve, Inter Verona, Napoli Napoli Genoa. Siamo all'8 di dicembre con Inter Roma. No, Udinese Napoli. Juventus. Udinese Napoli. Ma io che chiappa da Juve, Lazio, buona Lazio, ma così ha detto tutto da Juve. Lazio Juve. Udinese Napoli giocherà quest'anno il torneo che non in casa. Napoli Parma, Udinese 16ª giornata, il Napoli con il Parma. E Sampdoria alla 16ª giornata, vediamo un pochettino, 17ª già stava, la 7ª giornata abbiamo solo Napoli, Sampdoria e Juve, ok, sarebbe verato, qua abbiamo una pausa però prima la 16ª giornata è andata ovviamente, 16ª giornata Napoli Inter, oppure l'anno scorso perché poi Inter l'ultima giornata è arrivata. La Juve, il Cagliari, la facile, il Torino, Atalanta, e questa è l'ultima, ultima giornata ragazzi, andiamo all'ultima, si disputerà l'andata il 12 gennaio del 2020 e il ritorno il 24 maggio, giochiamo in casa, l'anno prossimo, Napoli, Lazio, Lazio-Napoli, diciamo Lazio-Napoli, questa reaction del calendario, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram alex_14 noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, adesso pensare solo al campionato, siamo un grazie per i giorni e andiamo, ragazzi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.